Allora, buongiorno di nuovo e benvenuti alla conferenza stampa dedicata al film La lunga corsa di Andrea Magnani, che ho il piacere di accogliere insieme agli attori che sono Giovanni Calcagno e Adriano Tardiolo. Abbiamo anche Federico Pedrone di Rai Cinema e Chiara Barbo della Pilgrim Produzione. Benvenuti, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, Andrea, questo è un film selezionato in concorso internazionale lungometraggi, è la prima internazionale del film, è l'unico film italiano in concorso e è una coproduzione italo-ucraina con la produzione ucraina si chiama Fresh Production, giusto? Fresh Production Group, Fresh sì. Production Group. E c'è la coproduzione di Rai Cinema e la partecipazione del Ministero e di Eurimage. Penso di aver detto tutto. Sì, poi ci sono Giusto? anche, no, c'è cioè il No. contributo del nostro fondo regionale, nostro inteso per la Pilgrim che è basata a Trieste, che è il Fondo A regionale per Trieste. l'audiovisivo Friuli Venezia Giulia, e c'è anche il contributo fondamentale anche del Novi Maje, Ah, con un. ecco, vedi. Io faccio alcune domande e poi vi passo la parola. Questo è il tuo secondo lungometraggio da regista, giusto? Ci sono state diversi. Hai lavorato come sceneggiatore sia di film che di serie. C'è stato un primo lungometraggio che è stato selezionato a Locarno, che è stato anche candidato al premio del miglior regista esordiente ai David. Sì, Easy, un viaggio facile facile, sì. Esatto. E, però, se ho capito bene, questa è una storia alla quale tu avevi già pensato prima, cioè ci stavi già lavorando, c'era già un'idea. Sì, c'era già un soggetto da diverso tempo, mi vergogno quasi a dirlo, erano 20 anni, l'avevo scritto 20 anni fa però. Poi diciamo che ho avuto quasi il timore di affrontare una storia di questo tipo perché era molto per me complessa, perché aveva a che fare con la verosimiglianza delle regole di questa legge che prevede che i bambini possono stare in carcere con la madre per i primi 3 anni di vita in Italia, in altri paesi, in molti paesi può anche durare di più, fino a 6 anni ad esempio, e ho trovato questa notizia abbastanza scioccante. Poi dopo, dal punto di vista del legislatore, si preferiva permettere di lasciare il figlio in carcere con la madre per non rompere il filo materno che lega madre e figlio. Però ecco, da qui sono partito per raccontare una storia che era per me una metafora esistenziale. Però ecco, ogni volta cercavo di capire qual è cioè questa realtà è così talmente fuori dalla realtà che ci ho messo un po' prima di trovare la chiave giusta per raccontarla, e credo che la chiave giusta fosse quella di raccontare attraverso gli occhi di una persona innocente e pura, e quindi attraverso il registro della favola. Credo che questo fosse il registro giusto per raccontare una storia di questo tipo. E se ho capito bene, in fase di sviluppo c'è stato anche l'intervento di Rai Cinema per poter portare avanti il lavoro, giusto? Assolutamente sì, se vuoi dire qualcosa tu. Sì, si sente sì. Eh sì, in questo caso appunto noi siamo entrati dall'inizio subito perché appunto ci sembrava una storia originale, particolare, già il primo film di Andrea che aveva avuto anche appunto un'ottima circuitazione anche nei festival. Insomma, il suo cinema, per adesso infatti solo due, poi vediamo come va avanti, ma ha proprio questo tono che non si trova tanto nel cinema italiano, che di solito ha delle distinzioni storiche, poi vanno sempre a cadere più tra film drammatico e commedia, mentre il film di Andrea pattina tra le due cose con un'idea appunto quasi fiabesca di questi personaggi, di questi innocenti persi nel mondo, in questo caso persi nel mondo circoscritto come quello di un carcere. Quindi ci sembrava proprio una storia particolare che ci faceva piacere sviluppare insieme, quindi abbiamo fatto un percorso, ci facciamo prima una piccola cronistoria, appunto un percorso di scrittura e di sviluppo 3 anni fa fino ad arrivare all'anno scorso, prima dell'estate scorsa, alle riprese e adesso finalmente siamo qui con appunto tanti cambiamenti perché appunto i racconti di Andrea di aver girato questo film in un paese dove lui ha girato anche l'altro film precedente che diciamo è così tragicamente cambiato come orizzonte nel corso di un anno, quindi anche pensare che questa favola sia stata girata e pensata in un paese che adesso è in guerra è una cosa che fa impressione e che aggiunge metafora su metafora e simbolismo su simbolismo, comunque poi basta. Chiara, Sì. ti
Come è andata questa tua entrata nella partecipazione della produzione? È stata una cosa che hai voluto da subito? Ti è piaciuto? Sì, ho seguito il film dall'inizio, in realtà da quel soggetto, da quei 20 anni. Ah, ecco. e quindi è stato, so anche la difficoltà di sviluppare un film di questo tipo. E, l'Ucraina è stata una scelta, noi già conoscevamo i coproduttori con cui avevamo lavorato appunto per il film precedente e con cui c'era stato un ottimo rapporto, e conoscevamo il paese e ci sembrava il luogo giusto anche, e questo è un film appunto, essendo in gran parte una favola, anche da un punto di vista delle location non era possibile ritrovarle nella realtà, bisognava ricostruire oppure andare a cercare molto lontano. E a Kiev e dintorni c'era questa possibilità, cioè di trovare location che potevano essere adattate, ma soprattutto ricostruite, come il carcere per esempio, è tutto ricostruito. E quindi in questo senso è stato un po' naturale, proprio perché c'era un rapporto già con il paese e con loro. Naturalmente è inimmaginabile, devo dire personalmente, visto che sono passati poi nemmeno 6 mesi da quando è successo il disastro, inimmaginabile, ecco. Cioè, ripensarci adesso è molto difficile. Lo credo. E la scelta degli attori come è andata invece? È stata abbiamo fatto una lotteria e poi... Con Giovanni avevi già lavorato? No, allora io con Giovanni avevo lavorato in un film che avevo scritto e prodotto, che è Paradise, Una nuova vita, che è stato anche qua a Torino in una sezione collaterale 3 anni fa, credo. Sì. E, 2019, esatto. E invece Adriano l'avevo visto proprio nel film di Alice Rohrwacher, Lazzaro Felice. Ero stato rimasto colpito enormemente da quello sguardo così candido, e ho voluto incontrarlo per capire se quello sguardo c'era, e non l'ha mai perso. Ogni volta che poi, come dire, accendevamo la macchina da presa su Adriano, c'era sempre questo stupore verso il mondo, verso le cose, in quegli occhi, che era secondo me proprio perfetto per il ruolo di Giacinto, che doveva essere comunque un'anima leggera, un'anima che in qualche modo vola, no? Volteggia sopra tutto questo mondo, insomma, seppur in qualche modo ricostruito, seppur fiabesco, ma un mondo anche fatto di sofferenze, anche di, come dire, di mancanza di libertà, di tutti quei riferimenti che ognuno di noi ha magari nella vita di tutti i giorni, che certo, magari diamo per scontato, ecco. Io, prima di passare la parola agli attori, perché ho delle domande anche per loro, volevo sentire un po' se c'è nel pubblico qualcuno che voleva farvi delle domande o aveva delle curiosità. Giovanni, come funziona questo lavoro su più registri e anche con un attore che non fa questo di professione? Deve essere stato come vi siete coordinati? Per me, se posso fare un paragone, per esempio con Paradise, ne abbiamo parlato proprio con Andrea l'altro giorno, sono due scritture che sono meravigliose, che lasciano intravedere subito delle metafore molto potenti e delle grandi possibilità di sviluppo per il lavoro di un attore. Se in Paradise c'è stata una possibilità per me di sviluppare un lavoro molto matematico nei ritmi, nei tempi, con Vincenzo Nemolato, che viene dalla grande scuola napoletana, invece con Andriano il lavoro è stato completamente diverso, perché è un attore che, proprio per le caratteristiche del suo personaggio, è senza ritmi, senza tempi, ha uno sguardo, come diceva prima Andrea, il personaggio, che è veramente spiazzante, e quindi ti toglie tutte le certezze di appoggio, e in un certo senso quindi è uno stimolo a un'attenzione ancora più ampia in un lavoro che io comunque ho strutturato con una, come dire, con una cadenza che è quasi militare, anche nello sviluppo delle battute, nelle movenze, insomma nel disegno globale del personaggio di questo padre putativo. E Adriano, come ha funzionato questa esperienza? Ti sei trovato a tuo agio?
Io sì, perché comunque il personaggio, insomma, credo più o meno ce l'avevo un pochettino nelle mie corde. Poi dopo il lavoro, insomma, la scrittura del film, abbiamo, insomma, giocato un po' sì sui tempi di questo personaggio, ma anche, insomma, su alcune caratteristiche, sono appunto la purezza, sono appunto, è un personaggio diverso da tutti, nel senso che, ecco, come diceva Giovanni, c'ha dei tempi che sono totalmente diversi, molto più anche rallentati rispetto agli altri personaggi, e quindi ci abbiamo un po' giocato su questo aspetto. Ma ti riesce abbastanza facile fare questo tipo di personaggio? Beh, un po' ci devo lavorare, nel senso che comunque non perdere queste, ecco, caratteristiche che diceva Andrea prima, comunque non è scontato. Ci vuole concentrazione, ci vuole anche lavorare sui singoli aspetti del personaggio, perché poi, insomma, alla fine sì, un pochettino questo personaggio fa un po' parte di me, però, insomma, alla fine vive in un contesto così atipico che, insomma, il bello di questo ruolo era appunto immergersi in questo contesto. Che ti permette un'inversione completa del punto di vista, no? Perché ti fa vedere, siamo abituati a vedere il carcere noi che stiamo fuori, invece in realtà vediamo qualcuno che tutto sommato ci vuole stare dentro, quindi sì, gira completamente la... È abbastanza strano, insomma, uno che fa di tutto per tornare in carcere, insomma, è divertente. Andrea, la distribuzione è affidata alla Tucker Film. Sì, la distribuzione è a Tucker Film, ci sarà un'uscita in sala in primavera 2023. E io però volevo qua pubblicamente ringraziare chi insieme a Pilgrim ha dato tutto quello che poteva affinché si potesse realizzare. Ricordiamo, abbiamo girato in Ucraina, in un contesto difficile, non facile, della Bartleby Film, che è qua presente con me, che sono Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone. E poi volevo anche ringraziare invece Lucius Barre, che è qui per conto di Resonate, che è il nostro sales agent, che da subito, appena ha visto il film, ha creduto in questo piccolo film, e lo stiamo cercando di, insomma, di portare un po' in giro. Quindi, insomma, sono molto, devo ringraziarli tutti e tre. E a livello della tua esperienza di sceneggiatura, tu pensi che il tuo lavoro all'interno della scrittura per la televisione e per le serie ti ha aiutato a scrivere questo lavoro qui? Beh, assolutamente sì, direi. Pure sono due scritture completamente diverse. Diverse, una è, certo, una è su commissione quasi sempre, e quindi sei, come dire, devi scrivere quello che altri in qualche modo hanno ideato o hanno in mente, e devi mettere a servizio la tua professionalità su quello, però quella è una grande palestra, una palestra di, soprattutto, sai, di cosa, di metodo, nel senso che scrivere poi una sceneggiatura spesso ha a che fare con un grande nemico che è la pigrizia, no? Almeno per quanto mi riguarda. Quindi se hai impari con la TV ad avere delle deadline, delle consegne, delle date, e questa è una cosa in realtà che aiuta tantissimo anche nello sviluppo del lavoro, devo dire. Poi le dinamiche, insomma, sono diverse dal punto di vista della creazione, no? Perché quando tu scrivi qualcosa che sai che poi andrai a dirigere, oppure nel caso, ad esempio, anche prima di Palace, che ha diretto comunque una persona molto vicina a me, e c'è comunque una certa dose di libertà e creativa che ti permette anche di esprimere meglio te stesso, ovviamente. Certo. Prima ci tenevo a dire una cosa, facevi riferimento a chi noi guardiamo da fuori questi luoghi, questi carceri. E da lì c'è stata anche la volontà da parte nostra di voler inserire nei titoli di coda le entrate, cioè i cancelli di carceri reali. Questo perché è vero che stiamo raccontando una storia, un racconto di formazione attraverso il registro della favola, ma è anche vero che questi luoghi esistono e sono luoghi dove appunto, al di là, insomma, della giustizia, della pena, okay, ma sono luoghi di sofferenza, e non solo per i detenuti, anche per gli agenti, ed era giusto forse ridare dignità a questi luoghi dall'unico punto di vista che di solito la maggior parte di noi ha di questi luoghi, cioè da fuori. È per questo che volevamo mettere questi cancelli nei titoli di coda.
Io credo che qua ci siano dei ragazzi che lavorano, ecco, c'è una domanda, e poi volevo sentire un po', perché ci sono dei ragazzi che scrivono alla scuola, fanno una scuola di sceneggiatura, giusto? Mi piaceva l'idea che ci fosse magari uno scambio, no? Ho capito male? No. E che cosa? Vabbè, ho capito male. Sono ragazzi, questo sì. Prego. Salve, Francesco Gallo, Agenzia Alza. Ero un po' curioso su le normative che stabiliscono per quanto tempo un bambino può stare, e queste normative, da quello che ho capito, cambiano da nazione a nazione. E poi volevo sapere se avete conoscenza di fatti, insomma, perché credo che è questo tipo di normativa, di rapporto tra un bambino e il carcere possa aver creato nella realtà anche degli effetti particolari. Se sapete di fatti veri che in qualche modo si legano alla vostra storia, tutto qua, grazie. E allora sì, io per quel che so io, la legge prevede in Italia che possa rimanere il bambino in carcere, il figlio quindi con la madre in carcere, fino al compimento del terzo anno d'età. In molti stati europei, anzi direi quasi in tutti i paesi europei, della comunità europea, c'è lo stesso limite d'età. Si alza in Messico, credo, fino a 6 anni, e in altri casi leggermente meno di 3 anni, come negli Stati Uniti, credo sia 18 mesi. Poi non c'è stato nessuna conoscenza personale di bambini cresciuti in carcere. In Italia, ad esempio, oggi ce ne sono circa una 60, e la maggior parte di loro sono figli di madri della comunità Rom, e quindi è molto difficile poi seguirli dopo, capire dove vanno, quindi è un po' complicato come dire, riuscire a rintracciare poi i bambini che sono stati in carcere. Sì, principalmente questo, ecco. A lei. Buongiorno. Una curiosità, quali sono i luoghi in Ucraina dove avete girato, e se avete in questo periodo di guerra mantenuto dei contatti con le persone che vi hanno aiutato a girare o con le zone dove avete girato il film? Grazie. Allora, parto dall'ultima, e siamo in contatto sempre con loro, anche perché per me, avendo girato già il primo film lì, io conosco l'Ucraina, la frequento da 10 anni, dai primi sopralluoghi che ho fatto per ISI, e alcune persone sono le stesse da allora, quindi per me è quasi una seconda casa, insomma. Non... Ci sentiamo, e alcuni di loro sono al fronte, che è una cosa allucinante se ci pensiamo. Oggi, ad esempio, ti posso dire questa cosa: eravamo a Roma a colorare il film, a fare la color grading del film a febbraio, e c'era con me il direttore della fotografia, Jaroslav Pilunski, che ha fatto un grandissimo lavoro, tra l'altro, e proprio il 24 febbraio era lì con me a lavorare, è scoppiata la guerra, e lui ovviamente è voluto tornare la sera stessa, e attraverso un viaggio allucinante attraverso la Polonia in Ucraina, ma per tutto il giorno ha voluto finire il lavoro, e ora lui è una di quelle persone che ti dicevo, che nonostante abbia più di 50 anni al fronte, sì, da più di 7 mesi. Ah, scusami, sì, le zone abbiamo girato. Allora, essendo questo una fiaba, non volevamo dare riferimenti di luogo e di spazio, di spazio e di tempo, e quindi abbiamo cercato di ricostruire, avendo girato in Ucraina con le stesse persone che mi hanno aiutato a girare anche ISI, abbiamo cercato di creare una location per niente urbana, perché i riferimenti architettonici ovviamente ucraini sono molto diversi da quelli italiani, e questo deve essere comunque un non luogo e un no tempo italiano, perché gli attori sono italiani, la storia è italiana in qualche modo, e quindi abbiamo cercato di ricostruire tutto, sia gli interni ricostruiti a Kiev, e sia l'esterno ricostruito, questi 80 metri di carcere, tutto ricostruito in una strada che dava sul nulla, 1.5 ore da Kiev, che era quella la location che cercavamo, un campo sconfinato, una strada dritta e lunga, solo che lì non c'era nulla, c'era un eliporto abbandonato, quindi sulla staccionata dell'eliporto abbiamo costruito tutta l'entrata del carcere, col cancello e tutto, sì.
Va bene, e io vi consiglio di andare a vedere questo film perché è bellissimo. E gli attori sono fantastici. Volete dire qualcos'altro? Volete aggiungere qualcosa? Ma visto che non ci sono delle domande e che c'è una quiete così un po' da lunedì mattina torinese, siamo belli tutti rimbambiti, allora vi volevo dire che quando ho letto questo film, mi è successo anche con Paradise, che è una scrittura di Andrea, ho trovato subito folgorante, c'è questo linguaggio di fiaba, ha questa caratteristica molto importante, di parlare per simboli. Devo dire che al di là della importantissima questione legata all'Ucraina, che ovviamente connota questo film in maniera importante, e dell'altrettanto importante faccenda legata alle carceri, questo è un film che mi ha colpito per tutt'altro tipo di per tutt'altri motivi, perché parla della schiavitù interiore che ci impedisce di partecipare alla vita, che fa quindi di Giacinto, quindi del protagonista, un elemento quasi. Mi ricordo il mio maestro di teatro mi diceva: quando guardi una tragedia greca, non guardare i personaggi come delle entità singole, ma cerca di guardarli anche come dei singoli degli elementi che compongono un unico paesaggio interiore. Quindi la domanda, per esempio, è: che cos'è che vuole vivere e che è frenato? Che cos'è che, per esempio, nella nostra vita ci educa a non vivere? Quali sono le condizioni che nella nostra, ma non nelle carceri, nella nostra vita di tutti i giorni ci costringono diciamo a vivere dietro delle sbarre, cosa che fra l'altro Andrea ha enfatizzato con chiarezza fiabesca in tantissime sequenze di questo film. Ecco, questa è una domanda che questo film mi ha aperto e mi continua a nutrire, perché secondo me è la vera forza della lunga corsa, è il vero nucleo fondante di questa scrittura. Sì, Giacinto alla fine è un liberato che ci libera, perché ci dà la possibilità di correre a tutti quanti. Funziona? Ok. Sì, perché poi questa maratona finale è un po' quello che lo porta in un linguaggio, insomma, un po' simbolico, però lo porta a diventare grande. A un certo punto si trova fermo e fa una scelta ben precisa, e è lì che poi, insomma, il personaggio si risolve e ci dà un po' la chiave del finale del film. Dobbiamo chiudere, grazie per la vostra presenza, per la condivisione del lavoro. Andate a vedere questo film che è bellissimo. E buon proseguimento a tutti. Grazie a tutti, grazie.